Ben ritrovati! Allora, mi avevati chiesto un video dove spiegassi un pochino più nel dettaglio le lavorazioni degli strumenti. Ebbene, oggi verrete accontentati. Quindi, piccola precisazione. Come vedete, qua abbiamo una barretta tergicristallo, che questa è molto più fine, e la barretta, la setola del camion, quello che pulisce la strada, che come vedete è un pochino più spessa. Quindi a seconda dello strumento che vi serve, quella più fine potete utilizzarla per fare un tensore per le serrature più piccole, oppure un tensore un pochino più grande con quella del camion che lava le strade. Okay? Prendiamo come oggetto questa per questo video. Come vedete è tutta rovinata, è tutta scheggiata in alcune parti, ma è tranquillamente utilizzabile. Ok? Quindi lo step 1 è prendere questa barretta, appoggiarla su un pezzo di legno come questo, ok? E prendere la spugnetta. Questa qua è una spugnetta a grana 100, ok? Quindi cosa si farà? Si appoggerà tranquillamente sopra la nostra barretta e si inizierà a lavorare a questa maniera. Variate spesso la posizione della spugna, perché così avete uno strato, o meglio, una superficie più uniforme, e questo servirà poi per una lavorazione speciale che però non vi faccio vedere in questo video. Questo è il segreto di fabbrica, però poi vi farò vedere. Quindi finisco di lucidare tutta questa barretta, aggiungo un po' di svitol e a tra poco vi faccio. Ecco qua. Allora, sono riuscito a lucidarla, come vedete. Aspetta, riesci a venire un po' più vicino. Ok. Come vedete, già molto meglio, sembra quasi nuova. Ok, a questo punto è pronta per la lavorazione. Lavorazione che avevo spiegato: c'è unilaterale e bilaterale. Bilaterale è quando praticamente io vado a lavorare sia la parte di destra che quella di sinistra con la lima. Ok, invece in questo caso sarà unilaterale per lo strumento che devo fare. Per lavorarla unilateralmente, io la metto in morsa. Okay. Per la metà o un po' più della metà, comunque chiusa sotto nella morsa, più o meno così. Ok, andate a stringere bene perché se vi si sposta mentre lavorate sono tante bestemmie. Ok, non si muove. Ora la lima, io sto utilizzando questa lima di merda qua, completamente arrugginita, sporca, zozza, però il suo lavoro lo fa. Come va utilizzata la lima e soprattutto perché sto utilizzando la lima? Utilizzo la lima se voglio un lavoro più preciso, altrimenti posso tranquillamente utilizzare il Dremel, però anche per il Dremel lo vediamo tra poco come utilizzarlo al meglio su questo. Ma che cazzo è un filo di lana? Boh. Utilizzarlo al meglio. Allora, come va utilizzata la lima? Ok, una mano, aspetta, allunga l'inquadratura indietro. Allora, una mano da una parte, una dall'altra. Non lo sto utilizzando così perché così andate a snervare il metallo. Utilizzatela comunque sempre con una certa angolazione. Non fate questo movimento perché tanto così rovinate solo unicamente la morsa. Quindi mi devo ad applicare un pochino di peso e con tanta pazienza e rottura di palle andrò a togliere completamente tutta questa parte fino a che non arriva praticamente a filo di quello che è la morsa, ok? Quindi questo è il prossimo step. Tra poco vi faccio vedere com'è la lavorazione unilaterale. Ok, questa è una lavorazione unilaterale, ok? Come vedete che è stato lavorato solo da una parte, ok? Questo è stato fatto con la lima. È un lavoro anche abbastanza preciso perché voi prendete come riferimento il piano della morsa. Ora faccio una lavorazione bilaterale, quindi lavoro l'altro lato. Questa però ve la faccio vedere col Dremel, ok? Quindi che cosa farò? Andrò a mettere in morsa uguale, alla stessa maniera, più o meno alla stessa altezza, lasciando un pezzo fuori. E voilà. Appena riesco a fissarlo come Cristo comanda, ok? Voilà. E adesso utilizzo punta abrasiva, che questa è anche già completamente rotta, cioè, però ancora il suo lavoro lo fa. Come andrà utilizzato?
velocità 20, non utilizzate velocità molto alte, ok? E poi andrò a lavorare da questo lato, sempre dall'alto verso il basso, utilizzate sempre la stessa direzione, ok? Variate spesso anche in questo caso. Allora, variate spesso anche in questo caso comunque la direzione con cui utilizzate la fresa, va bene? E ricordatevi, o meglio, fate un segno anche con la lima, fin dove dovete arrivare, ok? Quindi io segno qua. Se lavorate bilateralmente, se no viene una lavorazione una più lunga e una più corta, quindi io farò un segnetto ora con la lima fin dove devo arrivare a lavorare, ok? Vedete, si vede poco e niente, segnetto, ma poi verrà lucidato, quindi non c'è problema di sorta. Tutto sta nel riuscire a fissarlo bene sulla, su sta cazzo di morsa. E purtroppo la mia morsa fa veramente cacare. Quindi controllate spesso il pezzo in maniera tale che non lo facciate troppo fine, ok? Già questo è abbastanza fine. Ora che cosa farò? Andrò a prendere la spugnetta e toglierò le bave, ok? Vedete che ci sono queste piccole bavette sul lato? Questi angoli così acuti e queste bave non vanno bene, andranno arrotondati, come andrà arrotondata anche la punta. Perché è una lavorazione bilaterale? Perché come vedete è molto più flessibile. Questo eviterà che si spacchi. Quindi spostiamo di qua, rimettiamo sul nostro pezzo di legno e vai di spugnetta e togliamo le bave, ok? Quindi tra poco vi faccio vedere come fare una piegatura a caldo. Ho trovato una forma che mi soddisfa, vedete, ho lavorato di più da una parte e meno dall'altra in maniera tale che abbia la flessibilità che stavo cercando. Ora dobbiamo fare l'inclinazione, ok? Quindi una piegatura a caldo. Piegatura a caldo che cosa vuol dire? Vuol dire che mi servirà il cannello, scaldare questo fino a che non diventa rosso e fate attenzione a dove scaldate, o meglio fate un segno, ad esempio come ho fatto io ora, c'è un segno microscopico che si vede quasi niente, di dove io andrò a scaldare. Per fare una buona piegatura, zoom indietro, ok, grazie al nostro cameraman, ho fatto un segno per dove andrò a scaldare fino a che non diventi rosso, ok? Questo una volta piegato andrà subito raffreddato col WD-40. Per fare una buona piegatura io infilo, e questo è il pezzo più difficile, in morsa fin dove c'è il segno, ok? Quindi qua non serve schiacciare tanto, perché non serve, e andrò a prendere o un martello, una lima, qualcosa per piegare poco per volta, ok? Io adesso l'inclinazione so già più o meno di quanto mi serve per fare il mio strumento, quindi che cosa farò? Adesso vado a fare la piegatura. Per fissare la piega WD-40. Allora, questo è un grimaldello a gancio con un collo molto lungo, ok? Questa è l'inclinazione che io gli ho fatto. Aspetta, spostiamoci la luce, ok? Molto probabilmente quando avete fatto la piega vi si sarà stortato leggermente, ok? Però poco male. Mettete su un'incudine o sul vostro blocco di rame,
due bottarelle e passa la paura. Non in quel senso, le bottarelle, eh. Quando stendete, cercate di schiacciare a questa maniera, ok? Cioè, lisciate con il martello. Voilà, dritta. Adesso avrete completamente riempito di macchie, di bruciatura, tutto quanto. E indovinate un po' anche in questo caso che cosa si farà? Semplice. Si andrà solo unicamente a prendere di nuovo la spugnetta, quella abrasiva, e si darà una bella passata. Adesso finisco la lucidatura, ok? Meglio, tolgo le macchie di bruciatura e finiamo lucidatura. E per noi questo strumento è completo. Quindi, a tra poco. Siamo alla rifinitura. Allora, pezzi di carta vetrata, questo è molto fine, andate a passare su tutta la costa dello strumento, ok? Mi raccomando, arrotondate la punta e arrotondate il fondo, ma questo l'avevo già spiegato in un altro video. Quindi, andiamo a togliere tutte le bave, caso mai ce ne fossero. Tanto basta una passatina giusto per togliere quelle di lavorazione. Non serve chissà che cosa. E voilà. Ricordate che in questo video non è tanto importante che strumento stiamo facendo, ma quanto più capire la lavorazione. Allora, qua abbiamo questa pasta rossa che viene data in dotazione col Dremel, non ho capito, boh. E qua abbiamo un dischetto di feltro, quindi velocità del Dremel più bassa, direi sui 15. Prendiamo un po' di questa pasta rossa, ok, e andiamo a passare su tutto lo strumento. Due lati, ok, andiamo a vedere un attimino se ci soddisfa la cosa. Direi che ancora non sono soddisfatto, quindi UD40. E facciamo un bel coating sopra. No, fanculo, eh. Vediamo se siamo riusciti. Ok, sembra abbastanza lucido. Ok, allora, per alcuni strumenti, se volete identificarli prima, potete utilizzare una guaina termoritraente. Quindi infilate, tagliate della lunghezza che vi serve, ok, e poi la fate ritrarre sullo strumento stesso. Ma in questo caso non mi interessa, perché farò un coating ramato, che è marchio di fabbrica per gli strumenti da noi fatti. Andiamo a provare se funziona il nostro strumento o se ha bisogno di ulteriori piegature. Prendiamo un tensore qualsiasi, vediamo se questo può andare bene. Direi di sì. No? Sì? No? No. Ok, andiamo nel suo tensore. Ok, sto ancora testando la solidità, sembra che la piega tenga, quella a caldo. Testo se riesco a sentire tutti i pin con lo strumento. Ecco, mi è caduto il tensore, il mortacci sua.
E forse ha bisogno di qualche rifinitura. Sì, in questo caso vedete, non riesco a schiacciare per bene tutti i pin. Ok, va bene che ci riesco, ok, ad aprirlo, però non mi soddisfa pienamente. Quindi che cosa farò? Andrò a sistemare la piegatura. Come sistemo la piegatura? Uguale identico a prima, con la stessa piegatura a caldo. Comunque, questo è il nostro strumento finito e questo era il tutorial sulle lavorazioni. Direi che anche per oggi è tutto. Ne approfitto per salutare tutti i follower che ci seguono. Grazie ancora sempre della fiducia che ci accordate. Quindi per questo è tutto e un saluto e alla prossima. Ok, ho cambiato la piegatura. Vediamo se così ora funziona un attimino meglio. Ok, direi di sì, siamo intorno ai 2 secondi e 93. Va bene, anche questo piccolo extra è andato. Un saluto e alla prossima.